Tutti e tre io credo che se lo si meritano di stare fra di loro e io mi merito di stare della gente come me. Ma tu ci sei rimasta davvero male? Cioè, No, a io ci parte gli sono scherzi, ma... rimasta male perché io sono un tipo di persona che se ho un problema con te, lo risolvo con te. Bentornati a tutti voi ragazzi, io sono Tony e Pence e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la quarta puntata di Summer Job, ragazzi. Una serie bellissima, vi sta piacendo, state lasciando un sacco di like. Perciò, E io sto cadendo. per questo episodio vi chiediamo 9.000. 9.000 likes, mi piace, 9.000, ormai fuori dalle righe, fuori dalle... sei una pazza, Oggi, signore e signore, abbiamo i due personaggioni, direi, di Summer Job che abbiamo visto però fino a questa puntata. Perché non si sa se ci saranno delle nuove entrate, delle nuove leve. Oggi avremo. Un'icona di stile mondiale, ragazzi, secondo È me. un filosofo Filosofo, poeta. anche. E poi la regina del furore, la regina del delirio, del sudore, non solo, ma anche la donna che ci tiene al montepremi. Assolutamente sì. Sono loro, Melina E e Pietro! Pietro. Prego! Eccoci! È un Melina! piacere, salve! Grazie per Salve! essere Pietro, piacere. Piacere. Io ho una sorta d'amore. Tu hai un debole Ho un per debole Pietro. per Pietro nei suoi confronti perché secondo me è un personaggio pazzesco, fatelo dire. Grazie mille. Beh, però posso dire Mi anche sono Melina, l'abbiamo onorato. sempre detto, voi due siete Vabbè. due, tre personaggi più Melina è forti. fuoco, Melina è fuoco Fuoco, totale. fuoco. Pietro argina, Pietro capisce le situazioni, comprende la vita a suo modo. E quindi non potevamo non invitarli insieme. È una bomba che scoppia. Pietro, hai qualcosa da dire al pubblico? Che noi siamo. Io sono un po' emozionato, guarda, sono un po'. Mi si sta seccando la bocca, te lo Stiamo giuro. aspettando tutti questo momento. Devo un attimo pensarci. Allora puoi dirla anche come chiusura se vuoi. O durante Facciamo la poi. reaction, io già applaudo prima che Dai, comincia. grande Pietro, ha In un po' ragionissima. dell'ego mi applaudo da solo. Bravo, bravo. Io comunque un messaggio Onesto. avrei al pubblico a casa. Vai. Ah, Melina vuole lanciare un suo messaggio. È Via, molto lancia. importante, ragazzi. Ora fa freddo, è inverno, ci sono tante persone che hanno bisogno di vestiti. Perciò, se avete qualche vestito a casa che non indossate più, per favore dateli a Pietro. Che non... No! Beh, ci sta un messaggio forte. Allora, oggi commentiamo la quarta puntata. Siamo rimasti al momento in cui tu ti arrabbi con Lavinia. E Perché Lavinia ci proponi. costa più di tutti in questa casa, quello che hai detto tu. Cioè, Lavinia è la persona che ha più costi in questa casa. Ha speso 4.000 euro perché si sbaglia delle lancette dell'orologio. E siamo arrivati al momento in cui Melina propone Di la espellere Lavinia, la votazione, esatto, votazione. Quindi l'eliminazione. aspettavamo la votazione, insomma. Allora vediamo. Summer Job, puntata 4. Pietro, ti amo. I ragazzi hanno scoperto che Lavinia e Samuele hanno tolto 2.000 euro dal montepremi. Lo sguardo d'odio. Stavolta a qualcuno i conti non tornano. Ma Matilde Jolly era così bella? Abbastanza. Guarda, Come detto che è una bellezza naturale. Diciamo che in proporzione alle altre era una dea. Ah, ok. Summer Job, vediamo Let's se go, carica. let's go. Oh, eliminiamo Lavini così risparmiamo soldi e abbiamo la Yakuza di nuovo. I Lavini, vero? È perché era affettuoso. Diciamo che non mi è piaciuto assolutamente il comportamento di Mastro e quello della sua Lady Lavinia. Cosa succederà? Ma se loro si interrogano sulla storia tra Samuele e Lavinia, loro già non. sesso, Ma loro le ne fregava niente, erano lì niente. Cioè, come noi tutti tranquilli. preoccupati per noi, poi vabbè. Tu, bro. Che Tra l'altro, ho scritto una frase per in onore delle persone come lei che sono devote al denaro, non devote al denaro, che cercano il denaro. Devoti al denaro. L'uomo potente raggiunge l'apice della malvagità, invece l'uomo povero raggiunge l'apice della disperazione. Ragazzi, e questa è la prima, ragazzi. Io invece ho un'altra domanda che mi assilla. Sentiamo la Jolly. Attenzione! Eccolo! Cosa starà pensando ora Pietro? Vediamo! Cioè, davvero penso che nessuno ti abbia potuto fare quello che ho fatto io. Nessuno nella storia dell'umanità. Neanche Così quelli che hanno ci sono fatto le piramidi i dell'Egitto, Capito? rega, Lui è nessuno. l'unico? No, come un po' esagerato. L'importante è rendersi unici per se stessi. Giusto! E boh. E va bene, sì, grazie! Effettivamente si vede che Dottore, grazie è mille! C'è un allarme! Allarme in villa? Lei è la nostra Britney, sì. Volete passare un'altra serata in villa o vi andrebbe di cenare, scatenarvi e ballare in riva al mare? Pietro, tu cosa vorresti fare? Io tutto ciò che è divertente
è frivolo. Avete 3 minuti di tempo per decidere di farlo spendendo 3.000 euro del montepremi finale. Ancora 3.000 euro in meno del montepremi okay. finale. Quindi Melina sarà contenta di tutto questo. No, perché io, dato che ho provato una volta a farli ragionare, non ha funzionato. Te sei sbattuto. Io ho pensato, invento un'altra scusa, sono stanca, dai, non mi va tanto. Vediamo, vediamo. Io sono stanca, voglio dormire, sinceramente. È una questione proprio di godersi il momento. Esatto. Carpe diem. Secondo me rispendono, chissà quale sarà la risposta. Secondo me uno dovrebbe godersi di più l'esperienza. Godersi. Votiamo sempre democraticamente. Attenzione, vediamo, votazione. Samuele. Samuele, cosa cazzo mai voterà? Ovviamente sì. 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 Pietro? Sì. Sì. Intanto ha portato avanti il suo romanzo. Cosa avete? Sì. Altri 3.000 euro che vanno via. Melina è la persona più felice del mondo. Io ormai ho perso completamente la speranza. Ho accettato subito senza pensieri, perché penso che cedere al dio denaro sia una forma di schiavitù. Grande Pietro. Cioè, raga, ma quante ce ne stai rubando di Max perle? Max è così anticapitalista. Cioè, si rendi conto? Sono un po' anarchico, vivo per la libertà, per l'amore, vivo per rivoluzionare, amare, scoprire. Minchia grande. Oh no, scusa. E allora via la schiavitù per lasciare spazio alla libertà. Forza, anche ragazzi, vanno a ballare. Schiavitù, anche Matilde la chiama schiavitù. Si vestono, si profumano. Tutti in tiro. Pietro va nudo, incredibile. Tu vai a petto nudo. Pietro sempre è per quello così. Che abbiamo bisogno di regalargli le magliette, ragazzi. Non ne ha. Tutto nostro. Guarda la creatrice, bro. Però si è presa bene. No, perché ho pensato, ho pagato 3.000 euro. Ora sta sabbia pure mia, capito? Me la metto. Certo, detto, me la porto a casa. Che meraviglia! Ecco l'altro Pietro, Pitt, che anche lui con la vigna. Pitt ha fatto un grande gaffo, ha detto io conquisto tutte, nessuno mi dà palo. Minchia, tacche, 2 pali, prego. Uno da Martina e uno dalla vigna. Ma chi è Martina? In effetti è vero. Ora... Marina, non mi spoilerare. Hai 3.000 euro. Questo giorno è stato top, raga, devo mettere. Vestiti così da figa, dobbiamo beccare qualcuno. Ma per forza. Quindi Pit limona stasera. Se riesce. Sofia comunque c'ha le labbra che sono carnose, sai. Se un limone glielo darei a Sofia. Ah, però è vero, perché Sofia ci ha confessato che ha votato Angelica per far rimanere Pit e limonare. Di... Quindi Pit cos'è? Una ruota? Discord. No, scherzo, scherzo. La natura lo definisce, non c'è. Ma no, dai. Tra tutte, diciamo che forse l'unica che potrebbe farmi venire un po' il durello. No. Di brio, diciamo, è. Ah no, scusa, il brio. Ora il brivido degli occhi. Ah, guarda, già si butta, si lancia. C'è l'amore. Guardi. No, ragazzi, se io sono in un locale e io vedo che mi fissa un tipo come Pit così. Tutti per me, io dico, ma che cazzo fai? I ragazzi scatenano, la twerking queen parte col suo balletto. La nostra Wings ubriaca. Lavorare va bene, c'è bisogno prima o poi iniziare a lavorare. Brava, Lavi, grande. La testa è mettendo il massaggiatore, ecco così. Ma come finirà la serata? Adesso quando tornano in villa. Forse è una mia impressione, ma sembra che l'atmosfera si stia facendo rovente. Circa una palpeggiata non da poco. Sì, sì, sì. Pietro contento. Aspetta, non so come tu faccia, ma sei sempre nella posizione giusta, nella luce giusta. Sì, c'è un post di Instagram. Ogni tanto ci vuole una serata di puro divertimento per recuperare le energie. Ma cosa accadrà? Attenzione, Pietro... Si lancia? Distrutto. Melina ubriachissima. Attenzione, Melina. Sofia dov'è? Gli ho detto che andavamo a dormire. Aspetta, Mattias aveva detto a Sofia di dormire comunque insieme. Sì, ma Mattias ha rotto pure le palle. Scusa, sì, perché adesso perché non che può dire niente. Fa bene, Sofia. Oh. No, perché cioè, poi Mattias si sente. No. Ci sente perché devono. Mattias mi sono rotto il cazzo. Cioè... Oxford, bravissima. Quante cose ho fatto per lui? Cioè io gli ho sempre dato una mano. Ah no, lui diventa ora il miglior amico. Adesso diventa sì quello a cui confessi i tuoi pensieri. Mi prende zona. Cioè lui non mi chiede manco come sta. Non dare valore a chi non ti dà valore. È brava. Pit vorrebbe forse fare qualcosa di più, ma bisogna parlare di Mattias. Prima bisogna ascoltare. Poi agire. Abbraccio fraterno. No, esatto. Grazie. Ma lavoro sicuramente con Mattias. 2:15. Loro si svegliano prestissimo. Devo andare in pasticceria. Sempre che Mattias si ricordi dove si trova e dove ha messo la sveglia. Sì, ma voi sapevate usare le sveglie? Io sì. Tu eri in grado. Cioè di leggerlo. Va bene, grazie. Bene. Ok, va bene. Belli, ma infatti lui, stati bravi. Ma... Alba, Marina, Gianmarco. Sono riuscito a svegliarmi presto.
Marina, non siete gli unici. Loro vanno a lavorare alle 5. Finalmente sono svegliati. Anticipati. Per compensare i ritardi delle scorse volte. Ah, certo. Io ho fatto il massimo, penso che nessuno possa replicare questa roba. Nella storia del mondo. No, io non lavoro più. No! È lavato per davvero. Sciopero, Pietro. Fastidio l'arroganza di Melina. L'arroganza va bene soltanto quando dici la verità. E ora vedremo se ho detto la verità o no. Io faccio il mio lavoro, tu non mi provocare che poi questa arriva a fare il culo a me, mai a te. Ah. Perché tu sei il bellino, conquisti tutto. Che succede? Verena era tanto, tanto precisa per quello che cazzo lui. Perché bagnata. C'era un... Bagnata? Anche. Anche io se avessi 60 anni. Sì, raga, avessi ma... a che fare con Pietro, comunque un bel ragazzo. Nah. E lei era molto gasata. Sì, lavora solamente. 4 tazze in 10 minuti. Penso sia ineguagliabile. Penso sia ineguagliabile. Sono sicuro che nessun messicano ha fatto quella cosa. Nella storia del Messico. È andato a chiedere nella storia del Messico. No, no, io ho portato 4 casse veramente in 10 minuti a distanze di 500-600 metri. Oh, e ti assicuro che è infattibile da fare. Solo che mi sono sforzato talmente tanto che stavo cadendo soffocato. E ti assicuro che nessun messicano, data la sua altezza, la sua forza fisica, in quel contesto l'ha fatto. Abbiamo un record di spostamento casse. Questo non va per niente bene, soprattutto di fronte ai clienti. Ma non c'è nessuno. E poi no, ma scusami. Ci sono qua a farmi il culo, devo pure dimostrare agli altri cosa sono, non sono in grado di fare. Ma non vado dietro lui, ti prego, lui non fa niente. Ah no raga, e poi chi è che perde tempo? Io mi rendevo conto che stavo... Se non piace neanche farlo a me sta cosa. E poi certo. Ho pensato, ma non è che è una cosa mia? No, mi sono girata e c'era. E lui che c'è un cazzo. Ma io mi chiedo, non lavoro nella vita reale e rimango senza una lira, vivo a casa delle donne che mi ospitano. Lavorare, ma quando? Finalmente è finita questa cazzo di settimana. Ah ok, quindi fine venerdì. Settimana. Basta sto lavoro di merda. Cosa? Aiuto. Non lo faccio io sta roba, è pericoloso. Che cazzo sono i coccodrilli? Ma come? Io un lago cristallino. Ma non ci sono coccodrilli? No, qua no. Ma ancora? Coccodrillo. Fermo, guarda che sta arrivando. Se lo becca tra una Luca. Una pennellata e l'altra. Oh, no, 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 no. Ecco, ecco Luca, Luca. Perché ci sono tantissimi dettagli che sono fatti di merda. Cioè, ho preso di mira oggi il boss. Qui è il furbo dell'elementare, vuole fare il furbo ma non sì. Furbo. Ma non so cos'è la furbizia, fa così le piccole marachelle elementari. Penso di essere qui. Tu vai a casa così? Vivo così. Grazie. Qua c'è il risultato di questi giorni di lavoro. Ah, le buste paga, è il momento delle buste paga. Ah, adesso è vuoto pieno, io ero felice di non dover vedere Verena mai più nella mia vita. Chi invece avrà la busta paga vuota decurterà il montepremi di 2000 euro e andrà a rischio di eliminazione. Adesso nella cabagna. Non mi aspetto a niente, così non mi posso deludere. Schopenhauer. Ma tu... Dica, dica, no, mi scusi, non voglio mai interromperla, dica. No, niente. E nel pensiero. Matilde oggi è molto carina. Quindi mi fa piacere vederlo. Mi piace solo la sua natura. Anche fosse una scappata di casa e la vedessi spiaggia, mezza nuda, con la spazzatura addosso. Per... Cioè, mezza nudo a che? Cioè, con la spazzatura addosso? È appena terminata la vostra seconda settimana lavorativa. Seconda settimana? In cui vi siete confrontati con nuovi lavori e nuovi boss. Che cappello sono? Napoleone! Qualcun altro, invece... La svegliano, l'ha proprio sentita suonare. Vabbè, loro ce l'hanno vuote per forza le buste, dai. Spero nella busta piena. Loro già... Intanto l'amore vince. È una debolezza avere paura. Io non avrò mai debolezza di nulla. Non c'è niente di cui tu hai paura nella vita, niente? Invecchiare, morire. La morte delle persone che amo, la perdita di una donna, la morte di mio figlio, futuro, tante cose. Ma ho molti bambini. Ma guarda che devi lavorare per tenere i figli, per... No? No, anche loro vagabonderanno. Io vado avanti, scusami, non perché ti ascolterei ore. Ho creato un podcast, lo dico pubblicamente. Dica, dica, dica. Aiutateci a trovare... Aiutateci a trovare un titolo per il podcast di Pietro, scrivetelo nei commenti. Io direi che è arrivato il momento di aprire le buste paga. Apriamo le buste, momento catartico. Dai, dai. Ci sarà un'altra eliminazione? Come si apre sta cosa? Vabbè, raga, è piena. Dai, hanno lavorato bene entrambi. Ci sta. Era pure meritata. La sensazione più bella della mia vita, posso dire. Vabbè, che io non ho preso la busta scorsa settimana. Che vita piena. Che livelli che ha aggiunto. Lavinia e Samuele, è il vostro turno. Piene. Ah no, vuote, te la dico.
volta. Lui... Aspetta. Sì. Tutte e due? Ah, ah no, ok. Sì. Pietro e Melina. Caspita, me l'ha proprio dato vuota. Tu vuota? Vabbè, però posso dire... No, aspetta. Cioè, l'ha fatto un po' per ripicca lei. Ma può essere. Ma... Poi sarò stata anche stronza, tante cose avrei potuto tranquillamente evitare, però avrei voluto che questo sia stato... Sì, ma l'unica che ci teneva di più al lavoro, che ha lavorato di più, non gli dà la busta. Cioè, mi puzza un po' questa busta vuota. No, vuota allora, pure tu. Però ho lavorato su 5 giorni, non è che sei sempre stato lì quello scoglio, no? La vittima non è chi subisce l'ingiustizia, ma chi la commette. Lei dice: non voglio fare la vittima. È proprio quel momento in cui lei fa la vittima. Vabbè, nessuno ti ha chiesto niente. Non resta che scoprire le buste paga del tridente Gianmarco, Marina e Pit. Loro piena, sono stati bravi. Ah no, Pit vuota. È perché ha fatto il bagno. Nada de nada. Pit? Non c'è niente? Pit la seconda settimana vuota. Avrei potuto sicuramente fare di più. 69.000 euro sono rimasti, niente. Votano solo le buste paga piene. Quindi in due. Un solo nome tra le buste paga vuote di chi secondo voi deve abbandonare Summer Job. Oh, vabbè, però adesso è rischioso perché, cioè, potrei anche arrivarci. Non ho assolutamente dubbi. Chi sbaglia paga. Cazzo, certo, perché non la ci credo. Guassa feste. Posso dirvi una cosa? Io avrei preferito essere stata eliminata per strategia piuttosto che per simpatia. Strategia. Però siccome non siamo in un posto dove ci sono tantissimi neuroni in gioco, la strategia cade. Marina stessa mi ha detto: votata di cane. Chi è questo? Ah, Gianmarco, pensavo fosse uno della produzione. È il momento di scoprire chi ha votato chi. Ok, vediamo. In tre hanno votato, Sofia. Davvero? In tre? Sì, in tre. Sì. Sofia ha votato Melina. Ok, e ce l'aspettavamo. Da Mattias non me lo aspetterei, però. Perché avete un bel rapporto, no? Sì, eravamo molto complici. Sì, eravate molto complici. Mattias. E invece... Melina. Attenzione! E questo mi ha... E questa come l'hai presa, questa cosa? Io l'ho presa... Male. Che cazzo, zio? Cioè, ma se stavamo parlando mezz'ora fa... Gianmarco ha votato Melina. Ma anche Gianmarco? Anche Gianmarco, comunque abbiamo lavorato assieme. Tutti e tre io credo che solo si meritano di stare fra di loro... E io mi merito di stare della gente come me. Ma tu ci sei rimasta davvero male? Cioè, no, a parte gli scherzi, ma... io ci sono rimasta male perché io sono un tipo di persona che se ho un problema con te... lo risolvo con te. E quindi tutte le problematiche che io avevo erano esplicite. E invece io ho scoperto che c'erano tante problematiche implicite. Nella vita ci sono tanti stronzi. Era rivolto a Verena. Ah, sono tanti okay. stronzi. Io non voglio essere come perché... lei. Per me l'importante è andare avanti nella mia strada sempre. Infatti ho fatto la cameriera. Adesso fai la cameriera. Sì. Possiamo salutarla? No, guarda, no, state tutti seduti. Lui vuoi salutare? No, dobbiamo fare serata tecno a Torino, io e te. Marina è un cuore, dai. Però Marina è un cuore, dai. Gli altri hanno fatto l'infamata, oltre che Giulio Cesare. Gli ho detto, state seduti, mi avete votato voi. Cosa mi volete abbracciare? Ma è stato un atto egoistico da parte degli altri. È vero, esatto. Guarda, se stessi bene, meno in colpa, l'hanno abbracciato. Sì, è vero. Invece, guarda, sono sempre seduto. E io preferisco, non mi vuoi salutare, troppo. Io ti posso salutare? Ciao. Grande così. Ciao. Sono molto fiera di me per essere sempre rimasta fedele a me stessa. Vero. E di essere uscita da questa casa con la mia modesta eleganza. Beh, l'importante è rimanere fedeli a se stessi. Prendo la mia valigia e vado fiera di chi sono dall'altra parte. No, che stai sbagliando uscita. Ma perché li lasciamo tutti così per una volta che uscivi di no, da quella casa? No, perché stavo uscendo. Poi mi sono resa conto che ho detto modesta eleganza. Io detesto la modestia e l'eleganza. Però mi sono ricordata che ho ripreso Manzoni, raga, quando parla della bellezza di Lucia, che fa modesta bellezza per indicare che lei era bruttina. Manzoni, ma quello che cazzo è diventato sul suo canale? Per voi domani sarà una giornata di descanso. L'unica volta che vengo eliminata gli offrono le cose gratis. No! Questa gita vi costerà solo 0 euro, perché questa volta ve la siete meritata. C'è ora che è andata via lei? No. 0 Dai, euro per farvi divertire. Sembra fatta apposta. Per quanto riguarda Pit, Samuele, Lavinia, Pietro e Marina, dobbiamo pulire casa. Per voi la giornata di domani di descanso sarà dedicata alle pulizie
tanto ormai siamo abituati. Sono felici lo stesso, dai, è bello. Lascio la vostra serata, buon descanso domani. Alla fine è arrivato il giorno in cui ho imparato a accendere quei fornelli. Se tu non vuoi fare una cosa perché non ti piace, perché farla? Perché esplodevo? No, ma tu come mai? Anche fosse casa mia, io avevo un porcile. E ti pare che no? Tu piuttosto che pulire compri piatti. Ma prova a chiedere a Van Gogh se fosse ordinato, prova a chiedere a Hemingway se fosse ordinato. Tutti i più grandi artisti sono confusi e disordinati nel loro... Non sono pragmatici. Non siamo i Vi sto chiamando di nascosto perché ho una proposta per la vostra gita in catamarano. Ah, la confessale privato. C'è un posto libero sul catamarano. Potete comprarlo per chi volete voi. Soldi. Al costo di soli 1.000 euro. A me piace che lei mette l'aggettivo soli. Ha già accettato? Senza dire niente. Donna. Adesso ci spiegate sta cosa. Abbiamo fatto un affarone. Sì, ma a sto punto giocatevi tutti i soldi. Cioè, era ormai... già quello che stava succedendo. C'è stato offerto sul catamarano un posto extra. Chi andrà? Chi andrà con loro? Quindi abbiamo deciso di portarti con noi domani. Pizza. Diciamo che Sofia ha messo un po' la rete. Vorrebbe limonarlo. Non so neanche se me lo merito, quindi non ho parole. Loro quattro lì, descanso in catamarano. E le altre tu pulire casa. Tu pulire casa. Non ho mai pulito casa. C'è problema. Un brindisi ai fantastici quattro. Scoppierà l'amore, vero? Torniamo in casa perché c'è da pulire. In casa Mariposa le pulizie sono ancora in alto mare. C'è un giardiniere. Ho detto, boh, dai, facciamo un po' di scherzi, mi sto rompendo le palle. Ma scherzo? Scherzone. Scherzone. Cosa fanno? Buongiornissimo. Niente. Finito lo scherzo. C'è distrutto così. Ma che è quella merda? C'è una palena gigante, che schifo. Mazzo, Pietro! Ingannata. Loro dovrebbero pulire in tutto ciò, eh? Buongiorno, buste paga vuote. Oggi è giorno di pulizie. Certo. Ma se volete riposarvi, potete farlo spendendo 1.000 euro per un'impresa di pulizie. Certo. Subito! Ma poi pensateci 2 minuti. Non c'è anche troppo. Ore 18, vediamo, ritornano i ragazzi da questa fiesta, al descanso. E vedo la villa pulitissima, che splendida. Mazza, raga, che bravi. Lavoro comunque, eh? Wow. La casa è letteralmente limpida, la cima affonda, un lavoro bellissimo. E loro dormono. E Dira, guarda come dorme, che dopo tutta questa fatica a pulire casa. Ma avete anche rifatto i letti? No, raga, che ho finito la tornata delle pulizie. Tempo scaduto. Ovvio, sì. Quei soldi sono fatti per essere spesi. Via! Ha subito lì dietro la porta erano. Che vuoi che siano 1.000 euro per pulire questa casa? 67.000 euro, quarta puntata. No, raga, però non è giusto, perché noi l'abbiamo fatto l'altra volta. Questa è l'unica scelta che io avrei fatto prima. Cioè, l'avrei fatto anch'io, Sofia. Ragazzi, avevate letteralmente un compito, potevate pulire. Ma dai, non rompere. No, questo fa incazzare. Questa è ipocrisia. No, io glielo dico pure agli altri, perché comunque quando l'abbiamo fatto noi, cioè l'abbiamo fatto, capito? Dato che è uscita a me, qualcuno doveva svolgere il ruolo di Ecco. L'avrebbe fatto chiunque. Ma infatti, ma certo, ha ragione no. Mastro. Sono le 21, i ragazzi si rincontrano. C'è Matilde che arriva e avrà una comunicazione per i ragazzi. Come state? Bene. Adesso si sono illuminati gli occhi, Pietro. Ah. Cos'è che fai, Pietro, che non ho sentito? Niente, comunque no. Imbarazzato! Ma si imbarazzava, ti piaceva? Era molto carina, delicata, profumata. Pure il profumo, cioè. Settimana che ha in serbo per voi non solo fatica, ma anche delle sorprese. Cosa succederà? Attenzione! L'arrivo di nuovi esseri umani. Questo movimento, questo ciuffo. Questo ciuffo alla Denis Dosio. Gente di cultura, che sta entrando. Sì, assolutamente, si vede già. Cioè, arriva prima la cultura. Prima arriva la cultura di loro, bravo. Questa settimana ci sono solo due lavori e quindi due boss e voi sarete divisi in due gruppi da quattro. Wow. Due bei grupponi. Iniziamo da Luca. Mazza! Oh, ma che palle! Gli aiutanti giusti sono, ok, Samuele, Mattias e una che il boss lo conosce già bene, Marina. Ancora? Quando scorro su TikTok mi rilasso nei video di quelli che mettono la pittura e queste robe qua. Ma l'ha capito un cazzo. Farlo è un po' diverso che guardarlo, però. Gli altri quattro ragazzi
conosceranno un nuovo lavoro e un nuovo boss. Mario. Giardinaggio. Ma che persona simpatica è Mario? Basta con questi insetti. Di lavorare. Pietro. L'ho fatta ridere. Guarda anche lei. Lei poi ha riso per davvero. Dai, possiamo dirlo che tu in realtà adesso ti stai frequentando con Matilde Gioli? No. Perfetto. Vi lascio alla serata, mi raccomando, puntate le sveglie. Dove dormi? Ok? Ma sei un pazzo. No, raga, sei. Cioè, guarda come l'hai fatto. Guarda la faccia di Matilde Gioli. Matilde, a me fa impazzire, non so perché, è bellissimo. Da un mese che non vedevo donne belle, stavo impazzendo. È una settimana che non sono con Sofia e mi è un po' di aria libera finalmente, ti dico. Manco fosse sta piaga del tuo. Ma poi non capisco, hai fatto tutto te. E ora ragazzi, facciamo in modo di andare a letto e di non lasciar svanire i buoni propositi come se fossero gas. Allora, come state? Ah, con l'Elio. Beh, mancava la piaga in qualche modo. Concetti importanti. Viva la figa. Eh beh, certo. 2:30, devo andare a letto presto, non andranno a letto presto. Urla per darti fastidio. Non mi dà fastidio niente, basta che non sei in litigio? Sei una persona che... Che? Sei completamente etero o no? Sì, 100%. Ma perché me lo chiedi? Perché vorrebbe farsi... Te l'ho detto che c'era qualcosa. Bellissimo, raga. Questo è un bel plot twist, eh. Mattias che sta assieme con Sofia si lasciano e scoprono tutti e due che sono interessati a Pete. Incredibile. Questo è da Oscar. E io non lo sono al 100%. Io non lo sono. Non lo è al 100%. Comunque tu rispecchi i canoni di bellezza che... un ragazzo per me dovrebbe avere. Posso dirvi una cosa? Io mi stupisco davvero e faccio i complimenti al coraggio di tutti quanti che sono interessati a una persona e arrivano e dicono: guarda, ma tu mi piaci perché sei veramente bella. Cioè, se mi piace una persona, mica io muoio senza che lei sappia. Invece lui arriva e lo dice, c'è grande. Questo può essere l'occasione veramente ideale per finalmente dire al mondo chi sono veramente senza averne paura. Ah, grazie, bellissimo! Mati. Non è da tutti anche parlarne, capito? Quindi apprezzo ovviamente. Abbi il coraggio di essere te stesso. Però sono 100%, 99%. Cavolo, almeno se fossi stato 99,9. C'era un 1% magari mi infilavo. Vestizione dei ragazzi, bisogna andare a lavoro. E con l'uscita di Pietro, la giornata può cominciare. È la prima volta che lo vedo con la maglietta, sì, della mia vita proprio. Lui invece è la settima volta che lo vedo vestito così. Uguale. Ciao. Pronti per sudare? Sì. Sì o no? Perché oggi vi apro in quattro. Vi apro in quattro? Questo è l'inizio della... Bienvenidos al vivero forestal de flora, fauna e cultura del México. Cosa? In extra beat è andato. Dividiamo i compiti. Abbiamo un lavoro di idraulica da fare e lo facciamo fare ai ragazzi. Quindi pompe. Dai, che schifo. No. Bastardo. La sta qui in superficie appoggiare, cioè, sì. La così. Sì, sì. Hai i piedi ritirati. Che pare. Non è che spacco il tubo, vero? Ecco, non devi rompere il tubo, se no mi incazzo. È aggressivo, però. Come faccio un colpo di sto cazzo di tubo? Sono solo tubi? Sono tubi? Addio. No. Si è rotto? Dovrebbero chiamarmi a lavorare qua, cazzo. Sto lavoro lo sto facendo in maniera... ineccepibile. Nessuno mai nella storia dell'umanità ha trapiantato come Pietro. Gli ha rotto un tubo. No. Ha rotto il tubo. Stavo camminando, non l'ho visto, non l'ho fatto apposta. Camminando, neanche lavorando. Come hai fatto a rompere un tubo? Se non ce l'abbiamo fatta noi in 10 anni che c'è questa cosa qua. Ma perché ho un 48 di piede. E non so dove metterli. Ma lui è lunghissimo. Mette il braccio qua. Ma che è successo? Ha rotto un tubo. Aia, amo so cazzi. Per lei tu non è potente, lei non così. Io vorrei vivere come Marina. Oddio, c'è un insetto. Cos'è? Cos'è successo? Oddio, spero soltanto di non morire. Cioè, sono tutti i capelli brutti. Lui soprattutto. Mi faccio schifo, mi faccio. Vabbè, perché lei ha la fissazione nei capelli. Cioè, ogni cosa però che non faccio. Siamo qui per apparire. Non siamo qui per apparire con dietro un cameraman. No, però non ti lamentare di come ma vieni. Ma non mi sto lamentando, sto dicendo... No, la vigna piange. Ma si prende subito male, però. Basta. No. Va via, pianto così, estremo. No, basta. Fuga. Mastro. No, io ma stavo...
ma io, scusa, volevo vedere quelli nuovi. Lo vedremo nella prossima puntata, che sarà lunedì prossimo. Ne facciamo due insieme, la quinta e la sesta. Voglio ringraziare di cuore i nostri personaggi che sono venuti qui. La nostra Melina. Grazie. Complimenti per quello che hai fatto. E ci dispiace che te ne sia andata dal programma. Grazie. Ti porteremo nel cuore. Io ci sarò lì. E voglio ringraziare il nostro putto, il nostro angelo, il nostro maestro di vita, nonché filosofo, poeta, seguitolo su tutte e le sue pagine di YouTube. E podcaster. Scrivete nei commenti un nome di un podcast per il nostro Pietro. E adesso non la chiusa. Per il... modello, attore, politico. Ah, politico. Poliedrico. Il mio sogno è essere un messia. Messia. Vedi, potete... Pietro ha fatto delle scelte fate sotto... quello che volete, però rimanete fedeli a voi stessi e amate quello che fate. Mai snaturarsi, mai andare... cambiare la propria vita in, per lucro, per cazzate, vivete secondo la vostra essenza. Ragazzi, hai detto e parlato. Leggete libri, andate al cinema, ai musei, guardate l'arte. Acculturatevi. Perché siete dei netti del cazzo. No, chi non lo fa, non voi. Quindi non voi. In generale. Le persone che non lo fanno devono aprire gli occhi e smetterla di guardare Barbara D'Urso, i programmi TV, quelle queste reaction atti a manipolarvi e rendervi stupidi. Da oggi chiudiamo il canale per Pietro. Grazie Pietro. Grazie Pietro. Seguitemi su Instagram. Un saluto, ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao.